Oggi è domenica 30 agosto 2015, l'ultima settimana è stata spaventosamente dura, abbiamo terminato praticamente la settimana scorsa la cucina in parte e poi abbiamo continuato a costruire il corpo centrale della scuola. La cosa che ha preso molto tempo è stato, diciamo, il posizionamento di tutti gli stoni 3,5x7 sui quali poi si inchioderanno le 63 lastre di metallo. Abbiamo dovuto cambiare quella inclinazione lì, poi abbiamo collegato finalmente anche tutto il sistema dell'acqua. Il problema è questo, che manca circa 300 euro per il tubo e per la pompa. Comunque abbiamo preparato questo per l'acqua, qua funziona tutto a caduta, l'acqua si mette qua, questa è a caduta, sempre a caduta abbiamo il sistema di condotta per l'acqua qui della cucina, che adesso è pronta, dobbiamo semplicemente collegare, aspettare che insomma si riempia l'acqua. La stufa è pronta, devo terminare semplicemente di fare il pavimento con lo scarico, il tombino per ripulire al centro. E basta. La cosa interessante è che non dovremo mettere i vetri, perché appunto i vetri qua non occorrono, dato che c'è un caldo, c'è sempre 26 gradi, quindi quando si apre la finestra, la finestra non è altro che una porta piccola. Vittoria, l'abbiamo già visto nel video ieri, ha iniziato a tinteggiare i dormitori, sono arrivati i materassi 14, oggi arriveranno le lastre. E quindi iniziamo con la copertura. Abbiamo ancora un po' di legno, dobbiamo ancora finire due mobili sia in cucina sia nell'ufficio del principal di Boniface. Ti faccio vedere come abbiamo fatto qua la abbiamo fatto la finestra. Questa è la finestra, si apre praticamente così. E qua non c'è bisogno di vetro, perché ci sarebbe un caldo mostruoso con il vetro, quindi si tiene così. È comoda, è pratica, adesso oggi le bloccheremo tutte quante. Metteremo qualcosa affinché non si rompano. Speriamo che non si faccia male a nessuno. E questo è tutto, ci risentiamo dopo la copertura. Ciao!